Cari amici di Tra i Termini, quest'oggi siamo in compagnia della professoressa Mango, ormai la conoscete, è un'archeologa dell'Università di Berna che viene ogni anno qui a Termini Imerese per scoprire e per mettere alla luce quella che è la nostra storia di Imera. E oltretutto, ricorderete, no, nelle scorse interviste, ha lavorato su una zona di Imera là dove nessuno aveva lavorato fino a prima che lei arrivasse qui da noi, ormai da 12 anni, vero professoressa? È la decima campagna, non siamo ancora a 12, speriamo di arrivare a 12 anni, sì, ben presto. Decima campagna, comunque, se non erro, era già venuta prima per altri motivi, sempre professionali. Allora, professoressa, un bilancio di questa stagione, comunque sono state fatte delle nuove e importanti ritrovamenti e avete portato alla luce delle novità incredibili anche quest'anno. Ci racconti un po' com'è andata? Sì, con piacere. Allora, quest'anno ci siamo dedicati, come sempre, al piano del Tamburino, che è uno dei due pianori dell'antica città Imera, quello che appunto era appena stato indagato prima che ci si dedicassimo noi. E più precisamente in uno dei due santuari che avevamo già portato alla luce, e lì abbiamo approfondito in modo di poter ricongiungere tutte le parti che negli anni precedenti avevamo scavato, cioè abbiamo aperto una vasta area, veramente molto vasta, più di 100 metri quadri, per avere proprio anche una visione orizzontale, cioè da una parte ricongiunge parti già conosciute e poi per vedere e capire un pochino di più questa realtà sacra, molto molto importante e interessante per questo piano del Tamburino. Possiamo considerare il piano del Tamburino la zona sacra di Imera a questo punto, perché avete ritrovato soltanto santuario, comunque situazioni che richiamano a una importante cultura sacra in quella zona? Allora, non direi, non si può dire. O è sempre la zona urbana, ecco, volevo capire questo, perché anche quella è importante, no? Certo, certo. Allora, forse la prima cosa, non è la zona sacra di Imera, anche perché di zone sacre, già anche a Imera, ma in qualsiasi città antica, ce ne sono sempre tante. E poi il sacro, per dire la verità, se uno comincia a guardare più da vicino, lo trova un po' dappertutto, cioè anche nelle case abitative c'è il momento sacro del rituale, c'è l'altarino e cose varie, per cui non è circoscritto a un solo luogo, anzi. Però dove abbiamo cominciato a scavare, effettivamente per il momento conosciamo due santuari, però oserei dire che non è necessariamente solo sacro quello che si trova sul Tamburino. Ovviamente non possiamo ancora, non posso ancora dirle se è strettamente parlando zona urbana, cioè che è stata circondata da una cinta muraria, questo non glielo so ancora dire, anche se ci sono delle buone possibilità che fosse stato così. Aspettiamo ancora un pochino da che vada avanti la ricerca, ci abbiamo certi spunti che vorremmo ancora indagare in futuro. Chiaramente non vuole sbilanciarsi in questa fase, anche perché ricordiamo una cosa importante del lavoro dell'archeologo. L'archeologo durante gli scavi fa i ritrovamenti, li classifica, li verifica, dopodiché c'è tutto un lavoro che dura tutto l'anno, no? Adesso voi all'università farete queste una sorta di ricostruzione di tutto quello che avete trovato e quindi le deduzioni, giusto professoressa? Sì, esattamente. Allora, il periodo che noi passiamo qui sullo scavo, che quest'anno erano 6-7 settimane di nuovo, è il momento in fondo che noi cerchiamo di recuperare più dati possibili dalla terra, dal vostro terreno effettivamente, documentando tutto a puntino più possibile. Una volta ritornati poi via da Termini Imerese, abbiamo questa documentazione tutta in digitale, tutta tridimensionale, cioè veramente riusciamo a ricostruire tutti i passi di uno scavo.
tutti i reperti, ci tengo però a precisare, tutti i reperti che portiamo alla luce rimangono qui a Himera, per cui noi da una parte in Svizzera lavoriamo sulle piantine, sulle foto, su quello che abbiamo fatto, utilizziamo anche le cose che abbiamo capito o vogliamo capire in ambito più largo all'interno dell'insegnamento in archeologia, cioè Himera, a Berna e anche in altri posti universitari svizzeri è una realtà molto, molto vivace, perché è una delle colonie più importanti della Sicilia e lo introduciamo veramente nei corsi di studio degli studenti. Invece poi la parte dei reperti che abbiamo qui, che sono qui a Himera nell'antiquarium, le veniamo a studiare poi spesso o d'inverno o di primavera, facciamo campagne, altre campagne di studio sui reperti proprio per poter capire poi piano piano tutta questa cosa, che poi ora dopo 10 campagne di scavo comincia a essere abbastanza importante anche proprio dal punto di vista della quantità che abbiamo trovato, a parte l'importanza di quello che abbiamo trovato. Per cui adesso i vari lavori di dottorato scientifico che erano stati avviati, anche di postdoc e anche la monografia, se vuole, che, di urbanistica proprio, di architettura di cui mi occuperò io, ora è la prossima tappa che vogliamo fare, infatti l'anno prossimo, se Dio vuole, avrò la possibilità di passare buona parte dell'anno qui a Termini e a Himera e studiare veramente i reperti per poi poter scrivere questa monografia. Certo, questa è davvero una delle notizie più importanti che ci sta dando, anche perché se addirittura l'Università di Berna e la professoressa Mango decidono di trasferire tutto il lavoro, non soltanto di studiarlo con gli scavi, ma addirittura di trasferire a Termini Imerese lo studio degli scavi, allora questa è davvero forse una delle notizie più importanti che ci sta dando quest'oggi. Un onore per la nostra città ospitare in maniera permanente, possiamo dire, lo studio di un'università così prestigiosa che ha puntato da ormai 10 anni su Himera e che ha avuto i riscontri poi importanti, perché grazie alla professoressa Mango avete girato tantissimo per raccontare di Himera, cioè di Himera si parla negli ambienti universitari di tutto il mondo. Sì, questo è giusto, perché insomma la scienza non è più una cosa né regionale, tantomeno nazionale. La scienza è internazionale, anche le collaborazioni internazionali sono l'alfa e l'omega di qualsiasi buon progetto. Per cui anche andare a parlare dei ritrovamenti, dei risultati, metterli in discussione, e quello in fondo fondamentale, si fa sì in tutto il mondo. Attenzione, il mondo nell'ultimo anno e mezzo è molto rimpicciolito, per cui anche parlare a New York si fa velocemente, giusto? Certo. Via il digitale. Però sì, i vari convegni internazionali che ora hanno anche ripreso, sì, ovviamente Himera, ma non solo rappresentata dall'Università di Berna, ci tengo a precisare, vari colleghi dell'Università di Palermo continuano a lavorare su Himera, anzi una veramente bella notizia è che l'Università di Palermo ora ha cominciato a riscavare pure sul sito di Himera, per cui adesso questa collaborazione che c'è sempre stata tra studenti, tra noi docenti, ora diventa molto più reale. Infatti abbiamo fatto in modo che si accavallassero le due campagne di una settimana, 10 giorni, proprio per avere questo scambio. I colleghi parlamentari sono venuti a visitarci noi sullo scavo, noi siamo andati sul loro scavo che era appena all'inizio, però insomma è una cosa bella, una realtà che comincia a vivere, ecco. Ma la forza della scienza, insomma, è proprio quella. Se non ci fosse la collaborazione e lo scambio di informazioni, sarebbe difficile poter anche ipotizzare o creare una continuità fra lo scavo che avete fatto voi e quello che fanno altri archeologi. Professoressa, noi ci auguriamo davvero enormemente che possiate continuare in armonia
con l'Università di Palermo a collaborare con la direzione del museo e del parco di Himera, in modo tale da potervi offrire anche tutta la disponibilità. So che già c'è la massima disponibilità, ma noi auspichiamo sempre ancor di più la disponibilità anche con le istituzioni, diciamo, civili, e quindi con il Comune di Termini, con la Regione Siciliana, che ci sia, ecco, la massima disponibilità e la possibilità di mettervi in condizione di poter lavorare e di fare le vostre scoperte, che sono non solo patrimonio soltanto di voi archeologi, ma sono patrimonio di tutta l'umanità, perché no? Certo, sì, sono d'accordissimo. Ci tengo anche proprio a dire che è 10 anni che lavoriamo sul terreno ed è la quarta direzione del parco che ora abbiamo avuto il piacere e l'onore di lavorare insieme. E vorrei anche nominarlo, perché veramente quest'anno è la prima volta che abbiamo lavorato col dottor Stefano Zangara, il nuovo direttore del parco di Himera, Jato e Solunto, sono i 3 parchi insieme. È stata una collaborazione molto proficua e mi auguro che possa continuare in questo senso, certo, veramente. Grazie professoressa, è stato un orgoglio poterla premiare quest'anno col Gatto Barlace a Notti Clandestine, perché abbiamo dato nel nostro piccolo un riconoscimento al suo lavoro, alla sua opera, al suo e a quello dei suoi collaboratori, che sono sempre giovani universitari che vengono da tutta Europa, e noi vi ringraziamo davvero per quello che state facendo, che avete fatto e che farete per la nostra comunità. Ringrazio anch'io voi tutti, ma soprattutto vorrei anche ringraziare qui l'equipe, la mia equipe di collaboratrici, quest'anno soprattutto collaboratrici onestamente, e vorrei nominare esplicitamente Marcella Boglione e Alessandra Mistirechi. Alessandra è solo pochi anni che viene, Marcella invece è già vari anni che mi sta accanto, la mia vera mano destra. È un'equipe fantastica, perché come dicevo prima, solo un lavoro internazionale di equipe funziona, la stessa cosa vale anche nel piccolo, per cui anche i ragazzi, nuovi studenti, giovani che vengano, trovano una realtà qui che, insomma, un'equipe che funziona, e questa è una cosa molto bella. E poi con i contatti di vari amici e colleghi che ci aiutano qui in modo incredibile, a Termini, tutti i modi, tecnici, e cioè un appoggio grandioso, è una cosa molto bella. Mi auguro effettivamente di avere possibilità un pochino più, forse più spesso, di poter anche avere contatti con le autorità qui di Termini, che effettivamente anche con i cambi che ci sono stati ultimamente la cosa è diventata un pochino più difficile. Covid ovviamente non ha aiutato, però ho avuto il piacere appunto prima di tutto di ricevere questo bel premio, che ringrazio di cuore, che è bello che insomma venga visto questo nostro sforzo che noi apportiamo con grande piacere, perché poi insomma è una realtà stupenda, e lì ho avuto l'occasione anche di conoscere il nuovo sindaco, e mi auguro di poter insomma approfondire anche lì. Molte grazie. Lavorativamente, grazie ancora e buon lavoro. Grazie mille anche a voi.